Di cosa parlerà nel suo intervento? Di applicazioni, di tecniche riconducibili alla intelligenza artificiale per la selezione della soluzione ottimale nell'ambito dell'adeguamento sismico di strutture esistenti. Il problema è quindi approcciato come problema di ottimizzazione. Esiste un problema ingegneristico, esistono diverse soluzioni tecniche, ingegneristiche praticabili, soluzioni per esempio di natura globale, soluzioni tipo controventi metallici piuttosto che pareti in cemento armato, che quindi sono strutture o sottostrutture che aiutano la struttura esistente, quindi riducono la domanda sulla struttura esistente, oppure tecniche locali sugli elementi che aumentano la capacità delle strutture, degli elementi esistenti. E quindi il problema è scegliere tra queste due approcci e anche eventualmente combinarli per ottenere l'ottimo. Chiaramente quando si parla di ottimo si deve sempre definire una funzione obiettivo, e la funzione obiettivo più semplice da definire è per esempio la funzione di costo iniziale dell'intervento. Costo iniziale dell'intervento che non può prescindere, specialmente quando si parla di edifici di controventi metallici o di pareti in CA, dal costo delle fondazioni, che ovviamente rappresentano una aliquota non trascurabile degli interventi reali e che spesso invece in alcuni studi teorici viene trascurata, diciamo così. Quindi questo, diciamo, è a grandi linee il tema di cui abbiamo parlato. Il tema l'abbiamo sviluppato nell'ambito di una tesi di dottorato, da cui poi sono uscite fuori anche diverse pubblicazioni su riviste internazionali, e il risultato che abbiamo è un software in una formulazione ovviamente in-house, non ancora commerciale, ma che consente di implementare un algoritmo genetico che sceglie la soluzione ottima o quasi ottima all'interno delle possibili combinazioni di tecniche che appunto sono quelle di controventi metallici piuttosto che incamiciature di vario tipo di elementi esistenti.